Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Stavolta facciamo un unboxing. Non vedevo l'ora di farlo perché così inizierò ad usare quello che vi mostrerò appena aprirò il pacchetto. E come vedete già dalla scritta è una La Kerry. La marca è questa e lo sapete già, spero, se no comunque ve lo spiego io, è praticamente una marca di collezioni di borse, guarda caso. Allora, andiamo subito ad aprire il paccone e arriva in questo modo. Praticamente, allora, la consegna è stata abbastanza veloce, direi. Quasi velocissima e la portata TNT. Mi sono trovata bene. Non c'era nient'altro come imballaggio, quindi la borsa forse ballava un po' dentro il pacco. Si presenta così, quindi dentro questo sacchettino di plastica è una borsa in pelle. Non è ecopelle perché sono stufa delle borse che si sbriciolano, come vi avevo già detto, meglio poche ma buone. C'era anche questa, c'era anche questo sopra per imballaggio, diciamo, per protezione. Poi abbiamo questo, che è il suo codice, che è stato agganciato in questo modo. Adesso lo andrò a togliere e poi qua ci sono delle protezioni sui lati. Come vedete, è una borsa che ha delle borchettine sotto ai piedini. È morbida, pelle morbida, ma anche una buona, insomma, forma, sembrerebbe mantenere una buona forma, una buona rigidità. Andiamo a togliere subito questi imballaggi. Ecco, allora qua vedete ha sempre le borchettine di lato, è molto bella. Ha anche questo con il marchio di La Kerry e qui il bigliettino con codice e modello. Il colore è orange. È una borsa a spalla, però dovrebbe avere dentro anche una tracolla. Anzi, due. Allora, dovrebbe avere. Vedetela. Lampo arriva fin qua, cerniera, lampo, io la chiamo lampo, la cerniera. Allora, questa è la sua tracolla corta e questa è la tracolla lunga. Adesso le vediamo entrambe. Dentro c'è la dust bag, vediamo anche questa e poi vabbè, la carta la leviamo subito. Allora, io ho attaccato entrambe, sia la tracolla più lunga che quella più corta. Quella più corta, vedete, ha sempre le borchette. Si può portare anche di qua a spalla, molto, molto semplice. Poi qua abbiamo i buchetti per stringere o allungare. Dentro è fatta così. Ha una lampo qua, quindi la sua taschina con il marchio qui. E dall'altro lato c'è un'altra tasca. Questa è molto morbida e dentro è tipo un facsimile del camoscio. Poi questo si può tenere fuori, si può tenere dentro, a seconda di come la volete voi. È così, veramente pratica. Mi ispira tanto, adesso poi andrò a riempirla come di consueto. La trovate sul sito di La Kerry.
Adesso non so che colori sono rimasti, forse è rimasto il nero e il color cuoio e credo anche il rosso. Questo era l'orange che però, come vedete, è tipo pelle, un pelle chiaro, tipo cuoio ma chiaro. La dust bag dentro era così. Niente di che, insomma, comunque. Ci hanno tenuto a fare anche questo ed è una borsina in stoffa per poterla riporre. E spero che questo unboxing vi sia piaciuta, molto velocissima. Non ho altro da farvi vedere se non appunto questo lato, questo non si può allargare, così arricciato ai lati e con le borchiettine dorate, quindi anche qua la metalleria, diciamo, è tutta sempre sul dorato. Non ho nient'altro da dirvi se non che mi piace moltissimo. Inizierò ad usarla finalmente. Noi ci vediamo in un prossimo video, magari vi farò vedere che cosa ho messo nella borsa. Ci vediamo alla prossima. Ciao!